nutriamo, ma diciamo gli ultimi calendari, appunto da PTM, prevedono la ripartenza da Palermo o il 27 o il 3 di agosto. Quindi è una bella partenza perché chiaramente essendo i primi avremo anche la possibilità di avere un importante diciamo, elenco di giocatrici che possono partecipare per riprendere i loro allenamenti anche. Tante sono le difficoltà a cui andiamo incontro. Intanto sono difficoltà oggettive perché dobbiamo vedere se gli aerei potranno ripartire dai vari continenti e arrivare fino a Palermo. Bisognerà vedere se il governo allenterà un poco e ci consentirà di resto almeno di parte di pubblico. E poi mancheranno probabilmente il raccattapalle perché è pericoloso per la distanza sociale, per la possibilità di contagio. Probabilmente bisognerà ridurre anche la partecipazione dei giudici di linea che venendo da tutte le parti del mondo potrebbero avere qualche difficoltà con la quarantena. Per cui diciamo che è pieno di punti interrogativi che molti dei quali dovrà scioglierci il governo nazionale entro la prima quindicina di maggio, perché tante cose non dipendono da noi, tanto dipende trovare sponsor, trovare gli alberghi, trovare tutto quello che il poco è possibile, ma tante cose purtroppo non possono decidere da noi e da qui la decisione determinante per farlo ci toccherà darla entro il 25 maggio e per quella data il Ministero ci dovrà informare di tanti piccoli particolari che poi non sono tanto piccoli. Le giocatrici, essendo ferme da diversi mesi, hanno avuto tolto l'obbligo o il dovere di fare un torneo da international ogni 6 mesi e conseguentemente anche il torneo international può ospitare anche più di una top 10 senza pagare una penale alla WTA, quindi questo incentiverà molto la partecipazione. L'Italia è partita per prima col coronavirus, quindi diciamo nell'immaginario collettivo siamo più avanti di tutti. La Sicilia ha avuto pochissimi contagi, si mangia bene, c'è il mare che sembra che sia un altro toccasana contro il virus e quindi abbiamo tutte le carte in regola per fare un bel torneo. Sicuramente non faremo il villaggio, molte limitazioni avremo, quindi sarà il torneo della ripartenza, ma saremo cavia di tutti i tornei più grandi, anche il Roland Garros, Wimbledon è cancellato completamente, Roland Garros per adesso è in attesa di conferma nel mese di settembre o di ottobre. Roma, Madrid dovranno prendere spunto probabilmente anche dai nostri errori o dai nostri successi. Se la prima manifestazione internazionale a partire in tutto il mondo e parte non solo in Italia ma da Palermo, credo che sia un motivo di prestigio per tutta la nostra azione.